Il governo ha varato le nuove norme sulla gestione delle quarantenne per i bambini che frequentano la scuola, distinguendo tra vaccinati e non vaccinati. Nella primaria, questi ultimi casi positivi in classe pari o superiore a 5 andranno in didattica a distanza. Regole che lasciano diversi dubbi. Genitori e dirigenti scolastici hanno già espresso le loro perplessità. Un aspetto particolare riguarda la gestione della classe dal punto di vista pedagogico. Oggi ne parliamo con il professor Daniele Novara, pedagogista, autore, fondatore e direttore del CPP, Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. Benvenuto, professore. Buongiorno, buongiorno a tutti, eccomi. Ecco, professor Novara, lei da tempo ha affermato, che la scuola ha bisogno di una maggiore visione pedagogica. Le scelte adottate in questi ultimi anni, purtroppo, non sono andate in questa direzione, o solo marginalmente. Le nuove norme legate alla pandemia in ambito scolastico rischiano di spacchettare la classe tra studenti vaccinati in presenza e studenti non vaccinati collegati a distanza. Questo aspetto mette in grossa difficoltà i docenti, che si trovano a dover gestire una classe non omogenea, e sono molti i dubbi sull'effettiva partecipazione di tutti gli studenti alla lezione, con il rischio di perdere alcuni studenti, in particolare quelli collegati in remoto. Ci aiuta a capire come potrebbero essere gestite queste classi? Esatto, la scuola ha già dato abbondantemente, si è sacrificata. La scuola italiana in Europa è stata fra quelle che ha subito maggiormente il lockdown, le chiusure, le restrizioni. Anzi, la scuola italiana ha le restrizioni più forti di tutta l'area europea e di certo questa delibera del governo ancora una volta lascia gli insegnanti, i genitori, gli alunni, poi specialmente loro, in una condizione veramente difficile, se non precaria. Non è assolutamente facile in contemporanea gestire la classe dei presenti e a distanza gestire la cosiddetta DAD. Non esiste una formazione da questo punto di vista né dei docenti né tantomeno dei dirigenti. Allora io vorrei ricordare questo. Prendiamo la primaria. Oggi come oggi sappiamo che fra i 5 e i 12 anni il tasso di vaccinazione è pari al 30%. Vuol dire che se dovesse succedere una situazione del genere, praticamente resterebbe in classe e metà classe andrebbe a casa in DAD, una situazione francamente molto parossistica. Viceversa, alle superiori, sia di primo che di secondo grado, la percentuale di vaccinati è molto molto più alta, a cui dobbiamo aggiungere quelli che hanno ottenuto il Green Pass attraverso il contagio e la successiva malattia, quindi ci attestiamo attorno al 90%. In entrambi i casi, la normativa appare abbastanza, come dire, incongruente. Alle primarie praticamente manderebbe a casa quasi tutta la classe, alle superiori una minoranza. C'è un evidente equivoco nella gestione di questa situazione. In altre parole, ancora una volta, sul piatto della bilancia vengono messe solo e unicamente le ragioni precauzionali, della sicurezza puramente, medico-sanitaria, piuttosto che un concetto più ampio. C'è un concetto di salute che tenga dentro tutto, ecco, e la scuola è salute, non dimentichiamolo. Cioè, andare a scuola è un elemento di prevenzione ed è un elemento proprio, come ho affermato in più occasioni, non solo sottoscritto, di salute. Andare a scuola fa bene, fa bene, ecco, non, viceversa, non fa bene restare a casa. Lasciamo stare DAD o non DAD, non fa bene restare a casa. Cioè l'elemento casalingo portato alle estreme conseguenze è un elemento che richiude i nostri bambini, i nostri ragazzi in un alveo
di accudimento, ancora una volta materno, li riporta nella tana della mamma, nel nido materno. Ecco, bisogna fare molta attenzione perché queste forme di isolamento poi li si paga negli anni successivi ed è un pasticcio, ecco, si sta creando un pasticcio molto serio. Io mi chiedo, ne vale la pena per una minoranza di adolescenti e viceversa per una maggioranza di alunni alla primaria, ne vale la pena? Io direi assolutamente no, Ecco, un altro aspetto che queste norme suscitano è il rischio di discriminare gli studenti, intanto tra i non vaccinati. Quindi, qual è il suo giudizio dal punto di vista pedagogico? Quale imprinting rischiamo di lasciare ai nostri studenti in questa tenera età? Parliamo, ecco, diciamo, in modo principale per la primaria, che sono molto piccoli. ma su questo le risposte ormai sono note, diciamo, meno dal punto di vista scientifico, ossia nella primaria, in quella fascia dai 6 ai 10 anni circa, i bambini sentono molto la dimensione dell'appartenenza. Restare a casa, diciamo, mentre i loro compagni sono a scuola, quindi non tutti in DAD, come può succedere nel caso delle quarantene pure semplici, ma un pezzo a scuola e un pezzo a casa, ha per loro un unico significato, quello dell'abbandono. Cioè, il bambino a quell'età è ancora molto dipendente dalle figure degli adulti, che siano genitori, che siano insegnanti, che siano le autorità sportive, religiose o quant'altro. Nel momento in cui gli viene detto di stare a casa e i compagni sono in classe, è come quando non vengono invitati al compleanno del loro compagno di classe, cioè viene avvertito proprio come un abbandono. In questo caso addirittura non è il compagno di classe che non ti invita al compleanno, è proprio l'istituzione, cioè il mondo degli adulti che ti dice tu stai a casa. Il bambino, quello che voglio sottolineare, non è in grado di fare un ragionamento e dire, ah, dobbiamo stare a casa perché altrimenti contagiamo, eccetera, eccetera, che già questo è un ragionamento ovviamente abbastanza problematico perché il bambino in questa direzione acquisirebbe semplicemente un senso di colpa. Ma questi ragionamenti sono difficili da fare, no? Per bambini che comunque al massimo potrebbero riuscire a farli in quinta elementare, non precedentemente. Va dimenticato che fino alla quarta elementare il bambino crede a Babbo Natale, non va dimenticato che anche la stessa Liliana Segre ha detto non fate vedere immagini dell'Olocausto a bambini dell'elementare. Cioè siamo in una fase della vita molto delicata, molto sensibile. Temi dell'abbandono sono veramente importanti. Viceversa, cosa succede al ragazzo adolescente? È come dire che andiamo a aggiungere benzina sul fuoco. Oggi come oggi, questa minoranza, come dire, di non vaccinati, perché si tratta proprio di pochissimi numeri, sono quelli che non possono fare sport, non possono andare al bar, non possono letteralmente fare nulla, non possono neanche fare i laboratori musicali, non possono andare in palestra a fare i corsi di danza, gli sport. Ecco, è una situazione molto molto pesante per questo 10-20% di ragazzi. Adesso aggravare ulteriormente con questo intervento giuridico appare una ulteriore carico lo chiamerei proprio di discriminazione, non trovo un altro termine, perché di fatto vengono discriminati, gli altri possono stare in classe, loro no, devono stare a casa e non potranno neanche fare sport. Cioè, comprensibilmente poi questi ragazzi che si passano un anno, perché è così, il Green Pass ormai ha quasi un anno,
in una condizione di questo tipo sentono il peso, no? E arrancano, si trovano in difficoltà e cosa fanno? Poi finiscono a passare la giornata sui videogiochi, sul mondo virtuale, non è il massimo. È chiaro che è l'anticamera di tutta una serie di disturbi che qualcuno potrebbe dire, ah, ma se la sono cercata. E vabbè, facciamo attenzione, che comunque sono minori, non è che le decisioni sono dei ragazzi. Secondo, noi sappiamo che questa è una pandemia che colpisce prevalentemente le persone con una certa età. Non c'è mai stato, dal punto di vista scientifico, nessun allarme né sui bambini né sui ragazzi. Quindi non mi sembra il caso di voler fare a tutti i costi i primi della classe nella sicurezza sanitaria o presunta tale, perché poi, attenzione, se vogliamo guardare il problema nel suo complesso, ogni giorno sui giornali c'è allarme sulla condizione dei giovani e dei bambini, allarme. E quindi vogliamo costruire una sicurezza relativamente alla salute o ci interessa semplicemente fare un po' di demagogia tanto per tenere l'opinione pubblica più o meno tranquilla? Di certo tranquilli non sono i genitori, che da tempo che stanno raccogliendo firme, che protestano. Va bene, esistono anche i genitori che si sentono tranquilli perché quelli non vaccinati se ne stanno a casa con la mamma. Però la società deve fare un discorso complessivo, le autorità devono fare un discorso complessivo. Ecco, lasciare migliaia e migliaia di ragazzi in questa condizione è rischioso per loro, per il nostro futuro, per la frequenza scolastica, no? E quindi abbiamo bisogno di evitare che si incancreniscano nell'isolamento. Ecco, a me sembra una decisione eccessiva, ecco, assolutamente eccessiva, fuori misura, su cui non sono state valutate le conseguenze in maniera attenta, nella loro globalità, nella loro complessità. Io direi che quando si prendono certe decisioni ci vorrebbe più attenzione, più prudenza, cioè giocare con i ragazzi, con i bambini, vuol dire giocare col nostro futuro. Ecco, lei parlava anche di allarmi verso i ragazzi. A noi in redazione arrivano spesso segnalazioni di questi rischi e di recente è arrivato un messaggio da una docente con funzione strumentale all'inclusione che ci ha scritto che lei negli ultimi tempi, anche in conseguenza appunto alla pandemia, ha constatato una preoccupante diffusione di patologie legate all'ansia, alcune delle quali arrivano ad assumere la forma grave del rifiuto di partecipare alle lezioni. Cosa ci può dire in merito a questa situazione, in particolare come affrontarla? Ecco, su questo, le idee che stanno girando nei contesti mediatici non solo, sono idee di accentuare la neuropsichiatrizzazione dei bambini e dei ragazzi. Cioè, se loro hanno disturbi di ansia, li curiamo. Esiste la neuropsichiatria infantile, esiste la psicoterapia, esistono gli psicofarmaci. Ecco, a me sembra questo assolutamente equivoco, inquietante e imbarazzante. Allora, non è che possiamo, oltre al danno, offrire ai ragazzi anche la beffa. Ossia, non è colpa loro se sono stati isolati 2 anni e adesso sono in ansia. Che colpa ne hanno? È una situazione che tutti ci siamo trovati a vivere. Un quarantenne non ha grandi problemi a starsene in casa. Si fa i fatti suoi, il famoso smart working, chiamatelo come volete, ma un ragazzo ha bisogno di uscire dal nido materno. Se non esce, sta male. Sta male. Quindi, oltre a questo malessere
che è stato gestito male dal mio punto di vista, perché le scuole in Italia sono state chiuse eccessivamente, con restrizioni eccessive. Adesso l'unica cosa che sappiamo offrire loro è una bella diagnosi neuropsichiatrica, dei bei psicofarmaci, degli ansiolitici. Ecco, io direi che qualcosa non torna nel conteggio di questi eventi e di queste evenienze, non torna. I ragazzi, i bambini, ovviamente avranno bisogno di tempo per riprendersi da questa tragedia. Io stesso ho bisogno di tempo, e ogni tanto mi capita di guardare, no, il mio lavoro che facevo nei teatri con le serate. Io mi facevo 2 serate alla settimana nei teatri prima della pandemia, tutto sospeso. Sono riuscito a tornare in un teatro 1 mese fa a San Pellegrino Terme. Vabbè, le persone con la mascherina, vabbè, non è un problema, è stato bellissimo, no? È come un ragazzino che torna a salire su un albero in primavera, bellissimo. Era 2 anni che non andavo in un teatro. Cioè, la vita ci è scivolata fra le mani in questi 2 anni. Non è semplice rimettere in piedi una normalità. Per cui il problema io trovo che non sia quello di sostenere chi si occupa dei disturbi dei ragazzi, ma 2 operazioni vanno fatte. 1, più presto possibile ripristinare ogni forma di normalità per i ragazzi, ogni forma, la scuola, lo sport, le frequentazioni, i campi di qualsiasi tipo, riaprire tutto, perché è la normalità che li cura, non gli psicofarmaci, non so se mi spiego, la normalità. 2, possibile che nessuno nelle istituzioni, nella politica, si renda conto che sono stati dati bonus a tutti, letteralmente, alle scuole, agli psicologi, ai psicoterapeuti, ai giardinieri, che ne so, mi scuso con i giardinieri se non è il caso, ai giardinieri non sono stati dati bonus, ai bar senz'altro, ai ristoranti, alle discoteche, alle case editrici, a tutti si può dire, a tutti, ma ai genitori no, ai genitori nessun bonus, niente. E appena c'è una quarantena, chi è che se ne deve occupare? La mamma, il papà. No? Se si crea un altro lockdown, chi se ne deve occupare? Il papà e la mamma. C'è un 10%, se non 20%, adesso è un dato un po' controverso, di donne che dopo il lockdown non sono più rientrate sul lavoro perché sono mamme, che non sono riuscite più a risintonizzarsi. Non hanno più avuto la possibilità. È un fatto molto grave, perché il lavoro delle donne è importantissimo, non è solo un problema di emancipazione, è un problema di qualità sociale della nostra vita e di qualità anche delle relazioni fra i genitori e i figli. Il genitore che lavora è un valore aggiunto per i figli, non una diminuizio, no? E quindi io mi appello per l'ennesima volta al governo, ai governanti, a chi volete, per chiedere un bonus educativo, perché l'anello mancante non sono le terapie neuropsichiatriche, con tutto il rispetto di chi fa questo lavoro, che ha tutta, per carità, la mia stima, ma è l'anello mancante è l'educazione. In questi 2 anni, fra le mura domestiche, dove ci sono genitori figli, è successo di ogni. Sono bambini specializzati nel tiro degli oggetti ai genitori, bambini specializzati a tirare calci ai genitori, arrabbiatissimi,
No, adolescenti che si sono chiusi in una stanza, non sono più usciti. Adolescenti che si passano 7-8 ore al giorno davanti alla realtà, alla realtà virtuale. Il rapporto genitori-figli è diventato quasi un rapporto fra compagni di gioco. Il papà si è messo alla pari, la mamma anche, e quando non sono riusciti, urla, urla, urla. È difficile, no? Dover convivere fra le mura domestiche senza la scuola, senza le attività sportive, senza tutti i rinforzi che la società ha sempre messo a disposizione delle famiglie che in questi 2 anni si sono semplicemente interrotti, spenti. Allora ci vuole un bonus educativo, ai genitori da spendere come sport, musica, tempo libero, attività laboratoriali, sostegni psicopedagogici, parent counseling, scuole genitori, lettura di libri, un po' come si fa con i docenti, no? Che hanno il bonus docenti, 500 euro all'anno, ma lo vogliamo mettere in una situazione così drammatica, con un calo demografico di questa natura, dove fare i genitori è diventata un'impresa veramente titanica. Dove le statistiche ci dicono che un figlio nel primo anno di vita costa alle famiglie 7.000 euro di media? Uno dice: come mai c'è il calo demografico? Ma 7.000 euro è un terzo dello stipendio che prende una persona normale in Italia. Non è che siamo tutti ricchi, sfondati. Quindi perché c'è il calo demografico? Ma invece di fare questi dibattiti surreali, non si potrebbe incominciare a mettere a disposizione qualche rinforzo, qualche supporto ai genitori? Io lo definisco il bonus educativo perché l'educazione in questi 2 anni, come dire, i basilari educativi sono andati un po' così, random, al fai da te totale. I genitori hanno bisogno delle informazioni giuste, ma hanno bisogno di spazi gioco chiusi, sono ancora chiusi adesso in tante regioni. Hanno bisogno di sport, hanno bisogno che la giornata dei loro figli abbia degli spazi. Non può essere concentrato tutto in casa, a fare che cosa? A litigare con la mamma? Scusate. Se continuiamo così, noi imbastiremo l'ennesima ondata di neuromedicalizzazione dei bambini e dei ragazzi, di cui non sentiamo nessuna necessità, perché l'Italia da questo punto di vista è avanti, molto avanti. Oggi come oggi abbiamo un indice, cioè una percentuale di neurocertificazioni scolastiche altissime, probabilmente la più alta in Europa. Vogliamo aggiungere ancora? Non è meglio che i nostri ragazzi, i nostri bambini tornino il più presto possibile alla normalità e che i loro genitori siano aiutati nell'educazione dei figli? Ecco, questo è il mio appello, la mia proposta, perché abbiamo bisogno di coraggio, coraggio, non di piagnistei sui giovani. Non di piagnistei sui bambini, di coraggio, restituire a loro la vita che in questi 2 anni gli è stata sottratta. Ecco, grazie, professor Mario. Finiamo con un'ultima domanda, proprio per ribadire quello che lei già ci ha accennato in questo contesto. Noi abbiamo detto che i nostri ragazzi hanno un carico psicologico negativo molto forte. Questi 2 anni sono stati, di pandemia sono stati tremendi. Parliamo sempre di un approccio positivo ai problemi. Abusiamo nei vari contesti della parola resilienza, ma poi quando dobbiamo prendere decisioni ci lasciamo vincere dalla paura di correre i rischi. Questo accade principalmente nel nostro paese. Lei da tempo dice che la scuola è il luogo più sicuro per i nostri figli. Restano però irrisolti altri problemi, come quello ad esempio del trasporto, che rappresenta un contesto ben più pericoloso per la diffusione del virus rispetto alle nostre classi.
Ecco, ci aiuta a capire, ci lascia un suggerimento su come aiutare anche a chi prende decisioni a valutare bene le cose da fare ed essere veramente più resilienti. Sì, esatto, ma concordo che occorre evitare la retorica. Ecco, alla scuola è stato chiesto troppo. A un certo punto le restrizioni scolastiche sono diventate superiori a un reparto di pediatria in ospedale. Non è giusto, semplicemente perché la scuola non può essere equiparata a un ospedale. La scuola è una comunità di apprendimento, una comunità dove si interagisce, si condivide, e altrimenti poi è ovvio che ci troviamo i bulli. In una scuola frontale i bulli si nascondono molto facilmente. Se una classe deve solo ascoltare, o le video lezioni, o un insegnante alla cattedra, è chiaro che succede di ogni, ma se la scuola, la classe interagisce e si muove, si fa comunità, diventa tutto più fluido, no? I meccanismi di imitazione, di condivisione, di aiuto reciproco, di solidarietà, diventano quello che noi ci aspettiamo dalla scuola, che la scuola aiuti i nostri ragazzi a imparare a stare assieme. Allora il problema è evitare l'isolamento, non bisogna, in altre parole, alzare l'asticella solo per la scuola, quindi se non è una cosa è l'altra. Anche la questione dei trasporti non può essere usata come un alibi per accanirsi sulla scuola, bisogna cercare di fare il possibile. Anche la questione del sovraffollamento scolastico non può essere usato come un alibi per non mandare gli alunni a scuola e non riaprire. Bisogna fare in modo che le classi abbiano al massimo 20 alunni, facendo attenzione, come abbiamo detto tante volte, che le classi bonsai, cioè da 8 alunni, sono un problema altrettanto grave delle classi pollaio. Bisogna trovare una misura pedagogica, ma io sono un tecnico, la misura pedagogica, se dal governo mi chiedono un'indicazione, non ho problema a darglielo, no? Bisogna vedere se chiedono l'indicazione ai tecnici o a chissà chi, questa è un'altra faccenda, che in questi anni le figure che hanno dominato la scena scolastica non sono di certo le figure pedagogiche. Noi siamo stati sostanzialmente accantonati, i pedagogisti sono molto rari nelle scuole e c'è bisogno di un riscatto da questo punto di vista, proprio per restituire una connotazione pedagogica, educativa alla scuola, no? Quindi io cosa posso dire? Che non so, oggi è l'11 febbraio, no? In questa giornata le mascherine all'aperto vengono abolite, non sono più necessarie. Se adesso io esco per la strada e vedrò tante persone che girano da sole sul marciapiede, da sole con la mascherina, allora questo non va bene dal mio punto di vista, perché vuol dire che in qualche modo abbiamo incorporato la restrizione. Questo diventa molto ansiogeno per i nostri figli, i nostri ragazzi. E lo vedo anche con mio nipotino, e se da scuola resta con la mascherina un'altra mezz'ora, no? Anche se non ce ne sarebbe bisogno perché va a fare attività motoria. Abbiamo la necessità di evitare ogni forma di PCM casalingo. Stiamo un attimo più tranquilli. Perché la salute non è semplicemente metterci a protezione di un virus, è un concetto molto molto più complesso. I nostri ragazzi hanno bisogno di muoversi, di restare collegati tra loro, di incontrarsi, no? Di evitare di stare troppo sulla realtà virtuale. Per esempio, un appello a tutti i genitori: evitate che i vostri figli usino dispositivi digitali virtuali di notte,
È un grave attentato alla loro salute perché finisce che non dormono, ma è un attentato anche contro un normale risultato scolastico, perché nel momento in cui ti dormono 5 ore a scuola vanno fuori uso, ecco, vanno fuori uso. I genitori non possono diventare i compagni di gioco dei loro figli solo perché non si ha più la voglia di invitare qualche bambino, qualche ragazzo in casa. E torniamo a usare i parchi gioco. Quindi organizziamo bene le giornate con attività pratiche, sport, laboratori, musica, visita ai nonni, agli zii, tutto quello che serve. Uscire di casa appena possibile. La cosa più minacciosa è stare in casa. Stare in casa, continuare a tenere i figli in casa, questo è l'aspetto più pericoloso della situazione. Abbiamo bisogno di dire: ok, ce la possiamo fare. Creiamo, come dire, un ambiente che permetta ai nostri figli, ai nostri ragazzi, di tornare alla normalità. Tutto lì, è facile da un punto di vista puramente tecnico, ma bisogna appunto abbandonare tutta quest'ansia, l'hanno assorbita. Non è che l'ansia arriva al bambino così, come un fungo nel bosco, no, l'hanno assorbita. Anche da tutte le notizie che arrivano, che ovviamente un bambino le assorbe, ma non è in grado di decodificarle. Quindi anche su questo sono dei bambini che ti fanno degli spiegoni sul Covid come se fossero un virologo. Dico: ma cosa, come passano la giornata sti bambini? Ma raccontategli qualche fiaba, leggetegli Harry Potter. Ma perché devono passare il tempo a seguire i virologi? C'è bisogno? Ecco, c'è bisogno viceversa di andarsene a fare esperienze fuori dalla casa, vivere la natura, vivere i compagni, vivere il gioco, vivere lo sport. Grazie, professor Novara, grazie per questo messaggio positivo e resiliente, veramente. E alla prossima volta. Grazie a tutti voi, un abbraccio e un arrivederci.